Buongiorno a voi gli spettatori e buonasera a voi, signore e signori del casting di produzione dell'opera popolare Giulietta e Romeo, dei maestri Riccardo Cocciante e Pasquale Panella. Vi racconterò. È una storia che ha per luogo Verona, Ginevra, nel mese d'anno del signore ottobre 2006. Oscar Mancino, il sottoscritto, definito da alcuni il cantor dell'anima e da altri una voce camaleontica, da dopo il suo ultimo lavoro musicale, il CD The Voice of Naples, ovvero sia la voce di Napoli. Ebbene, mi presento al vostro casting di preselezione con il canto Il Tempo delle Cattedrali. Vi chiederete il perché di questa scelta. Bene, perché trovo interessante il gusto musicale della vocalità che si sposa in certe parti con espressioni tecniche liriche tipicamente belcantiste. In più il personaggio di Gringoire introduce un testo intemporale che noi artisti senza nome lo faremo rivivere da oggi all'avvenire. Maestro, per cortesia, musica. È una storia che ha per luogo Parigi nell'anno del Signore 1482, storia d'amore e di passione, e noi artisti senza nome della scrittura e della rima lo faremo rivivere da oggi all'avvenire. E questo è il tempo delle cattedrali, la pietra si fa e poesia e tutto sale su nel sole stelle su mura e vetrate la scrittura e architettura contate pietre tanti giorni con le passioni secolari l'uomo ha elevato le sue torri con le sue mani popolari, con la musica e le parole, ha cantato cos'è l'amore, e come vola un ideale nei cieli del domani. E questo è il tempo delle cattedrali, la pietra si fa, statua musica e poesia e tutto sale su verso le stelle su mura e vetrate la scrittura e architettura in questo tempo delle cattedrali.